Stiamo partendo, ficca. When I wait for no wasted search, I'm so weak as I can. Qua. Tutto bene? Due ore di macchina. Tutto bene? Poi c'è l'ambulanza, guarda. Meno male. Okay. Eccoci, siamo arrivati. Ho fatto la registrazione. Quando arrivi qua devi dire che sei arrivato, perché sennò ti cancellano dalla gara. E niente, ora sto andando a scaldarmi, come sempre. Poi inizio la prova in questo campo, che tra l'altro non ho mai visto. È la prima volta che vengo. Dici, 10 anni che giochi a golf, non conosci tutti i campi da golf in Italia? No, questo mi manca, anche perché stavo in Abruzzo, vicino casa, dici lo dovresti conoscere. No, dopo 10 anni a Miglianico, qua a mezzo ai Landi, cioè dove cavolo siamo. Per fortuna non c'ero mai stato ancora. Scusate, c'ho il fiatone, solo che il campo pratica sta sul Monte Sinai qua. Non inquadrarli. No, allora no, mi devono dare carica di responsabilità. Fa Matte? Tanto. Io ho tanta paura. Tanta paura. Oh, direi però che siamo più forti noi. Sì, secondo me sì. Vedremo domani cosa dice il campo. Condizioni climatiche difficili oggi in prova campo. Tanto vento, abbiamo freddo. Tanto freddo. Troppo freddo. Siamo in montagna, stiamo. Montagna, ma ci stanno le montagne. Sono andato nella villa del signore con la prima palla. Quella è la mia prima palla. Ma lo sai che non lo tiriamo il drive? Lo sai? Lo so. Cioè io ho tirato fuori il pisello per pisciare, mi si è un congelato. Un po' la retta è diventato, un po' la retta. Io non ho più la sensibilità sulle mani. Cioè Matteo che ha detto, ogni volta che faccio una gara... Ogni volta che faccio una gara penso, non ho mai sentito così freddo in vita mia. Però la volta dopo ridico la stessa cosa. Ridico sempre la stessa cosa. A me è venuto il singhiozzo. C'è Miki che ride là. Check figa. Miki, la figa a questa gara. Ah, è pieno ragazzi, qua la sera è tanta roba, eh. Siamo chiusi in camera e via. Yeah. Bella, e bella zio. Ragazzi, una gioca da 18. Penso drive. Drive. Che fa bogey col due acque. Mi ha dato un passaggio su iscrizione. Gabri, ti piace sto campo? Pazzesco. Veramente un bel campo, sì. Domani vedo belle cose. Facilissimo. Te Dani che dici? Un po' brullo. Che freddo. Che freddo. Fa freddo. Siamo giunti alla fine di questa giornata. Matteo si stava chiedendo perché non gli ho fatto lavare i ferri. Però gli ho dato il permesso di lavarli dentro al bidet, dentro la camera. Per fortuna. Che sono stato bravo, quindi. Che lui pretende che dopo 2 ore di viaggio. No, scusate, non dopo 2 ore di viaggio. Dopo un'ora che ho aspettato che si era scordato la giacca a casa. Quindi il padre gli ha dovuto portare. Poi 2 ore di viaggio. 5/6 ore di prova campo. Io stavo aspettando col freddo, lui che lavava i ferri, capito?
Ma sto ragazzo, no? Secondo voi ci sta o non ci sta? Ci sta, fighe. Magnificat. Mica tanto. Buongiorno. E siamo pronti? Andiamo al golf. Apri sta cazzo di porta, eh? First day. Today is a nice day. Campionato nazionale Open. Campionato nazionale Open. Sì, primo giorno. Oggi si gioca con i pro. Non la chiudi la porta, compà. Giusta osservazione. Ah. Abbiamo chiuso la porta. Primo giorno. Campionato nazionale Open. Già si sente l'aria professionale qua. Si sente l'aria professionale. Eh? Ti senti un po' professionale oggi, Matte? Sente profumo di professionale. Io mi sento molto professionale. Là c'è oggi la neve. Dov'è la neve? C'è la neve. Va, apro sta macchina, va. Basta di stronzate qua. Matthew, che dici? È finita la prima giornata di gara. Torniamo in hotel non soddisfatti. Non soddisfatti. Ma domani ci insoddisfatti. Domani ci dobbiamo rifare, Matte. È vero. Però c'era vento. Oggi, ragazzi, guarda, ancora si muove la bandiera. Giornata troppo ventosa proprio. Lynx scozzese. Tommy, finito bene, bogey, tre bogey le ultime tre. Ora si pensa a domani. Si pensa a domani. Tocca recuperare. Voi che ci mangiamo stasera? Ci sono l'arrosticino. Non si vede niente, non si vede. Inutile. Fa caldo, Matte, fa caldo. Fa caldo, tanto. Sta col bermuda e ciabatte lui. Sì, ma perché c'è il mare qua vicino. Ah, ok. Guarda, guarda gli c'è la cucina, c'è la cucina. Stanno a fare gli arrosticini per noi stasera. Boni. 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 Ti è piaciuto il drone, Matte? Molto, mi ha fatto un bel volo, si dice così. Sì, un bel volo. Ti è piaciuto quindi? Mi è piaciuto. Siamo soddisfatti. Sì. Ora facciamo intervista alla signora qua. Buonasera signore. Boom. Questo è il magnificat da dentro. Ah, le chiavi. Giusto. Tenga. Prego. Dotato di ascensore. Ah. Arrosticiniamo. Chi è? Matte, com'erano gli arrosticini? Buoni. Buoni? Molto. Ho finito. Buoni. 1-0 Ajax, ma è una maiala. Io la chi è? Ma non che fai esercizio? Ciao, pesciolini. Matte, stava a salutare i pesci. Per educazione. Questo ragazzo... Sta a guardare... Perché i veri golfisti guardano il master sul computer pure a cena. Così sono di giocare così. Pure a cena. Così impara a giocare a golf, impara a fare meno. Qua si dorme con la sacca vicino, così la teniamo a caldo. Ore 6, secondo giorno. Purtroppo ci tocca. Andiamo a fare colazione, va? Secondo giorno, tocca recuperare oggi, eh. Sarà una bella lotta, fino alla fine. Dai, però si può fare.
Matteo qua, niente, ci aspetta sempre. Un figlio, mio figlio deve arrivare. Matteo, oh. E dai, eh. Mio figlio deve arrivare. Buongiorno a tutti. Nam. Ah. Siamo arrivati ora al golf, solo che ci hanno comunicato che si partirà con mezz'ora di ritardo perché i green sono ghiacciati. Sì, ad aprile i green sono ghiacciati. Siamo in montagna qua, sto con la termica. Cioè uno dice vabbè, vado a fare le gare di golf col sole, il caldo, mi abbronzo, no vabbè, abbronzarmi sono abbronzato, però se muore di freddo, faranno 4 gradi, se muore proprio, mamma mia. Siamo i primi. Vedete, stanno tagliando adesso i green perché si vede che si sono svegliati ora. Oh. Fine secondo giorno. Matteo mi ha abbandonato perché ha giocato male pure oggi. Io ho giocato bene fino all'ultimo, ho lottato per il taglio. Ora vediamo cosa succederà, perché ancora non è uscita la classifica, quindi non si sa se sono passato o meno. In ogni caso sono tornato in albergo, faccio una doccia che è da stamattina alle 5 e mezza che sto in piedi. Si padroneggia, si va. Vado a volare. Vedete? Più 7 Tommy più 8. Questa si chiama sfiga. Oh! Ragazzi, questa settimana ci fermiamo qua con le montagne. Purtroppo un colpo di troppo. Ma adesso qualche giorno e poi si parte per Varese. Mi metto in macchina e quindi pure sta gara è finita. Ci vediamo alla prossima. Ciao.